Bentornati sul canale di Axias00, siamo qui con un nuovo video di Yoshi's Woolly World. Siamo lo schema 4-4, cioè lo schema intermedio. Come vedete ho l'amiibo di Mario. L'ho preso perché lo Yoshi dell'amiibo di Mario, fortezza acquatica. Intanto la mia dislessia oggi è ancora peggio del solito. Comunque, iniziamo subito nello schema. L'ho preso perché lo scorso schema non siamo riusciti a prendere un nuovo Yoshi di lana. E quindi, niente, mi è toccato prendere uno dei miei amiibo. Per fortuna ce li ho, almeno ogni tanto possiamo variare con quelli. E vediamo un po' com'è questa fortezza acquatica. In quanto l'altra volta eravamo... Pucci! In quanto l'altra volta eravamo andati giù dal fiume. Se vi ricordate, Pucci, non mi sparire. Non mi sparire subito, per favore. Oh, ma tu nuoti? Sì, tu nuoti, grande Pucci. Perfetto. Qua c'è niente? Sì, ok. Mi ha fregato. Ah, meno male, pensavo di prendere Pucci, poveraccio. Mi ha fregato perché di solito sono in alto. E invece in questo caso era in basso la cosa da prendere, diciamo, il tubo. Ma aspetta un po', non ho guardato lassù in cima. C'è un tubo verde di là, vedo, che scintilla tra... E infatti. Allora, scendiamo da qua. E subito un gomitolo, molto molto interessante questa cosa. Io intanto sto rischiando la vita molto bene. Però allora, tanto un gomitolo ce lo siamo preso e sono già soddisfazioni. Questo che... ah, ok, abbassa l'acqua. Bene, ottimo, mi piace questa cosa. Oh, riusciamo a prendere tutto quanto. Io lassù comunque ho visto che c'è un fiore, eh? In alto a destra l'avevo visto. Vediamo un po' se riusciamo anche a riuscire ad arrivarci in qualche modo. Intanto qua c'è qualcosa? No, sembra di no. Affogare non mi ricordo se affogava o no il nostro Yoshi. Spero di no, francamente, povero Yoshi. E allora, passiamo di qua. Oh, queste scimmiettine quanto sono... Ah. Le odio io queste scimmiettine, proprio le odio. Aspetta, qui che c'è? Ecco come si faceva ad arrivare a questo fiore. Ci siamo arrivati. Ah, perfetto. L'importante è questo. Oh, lì sotto c'erano dei... diciamo delle pietruzze, però mi sembra il caso di lasciarle lì. Non vedo il perché prenderle. Oh, allora, tu, se io ti prendo, no? Tipo, poi ti lancio qui, poi io muoio. No, per fortuna è andata bene, ma non ci è mancato molto. Intanto... c'è una nuvoletta laggiù, si è sbloccata. Non pensavo. Qui? Sì, ci andiamo, grandissimi. Sta andando benissimo questo inizio di schema. Attenzione, e un altro gomitolo, mo vieni. Ed è il secondo, siamo in pari, attenzione. Quella che c'è? Ah, la scaletta per finire di là. Intanto qui c'è altra roba da prendere, presumo. Credo vada prima abbassata l'acqua, occhio, perché non vedo altro modo di finirci là. Quindi, attenzione, volevo vedere un po' se... cioè, come si fa ad andare di là senza morire, su più che altro? Allora, di qui, ok. Quindi noi praticamente rialziamo l'acqua. No, aspetta, prima prendiamo questo. E lì tra l'altro c'è anche un fiore da prendere. Oh, mamma mia, quanta roba. No, 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 a questo punto stiamo di qua e prendiamo il fiore. No, a questo punto stiamo qui e non prendiamo assolutamente niente perché... siamo dei geni, veramente. No, non abbiamo preso nulla. Attenzione, allora, c'è da rifare un po' tutto quanto. Allora, riabbassiamo l'acqua qui. Poi, di qua ci si torna? Sì, perfetto. Qui stiamo attenti. Vai. No, maledizione, non ce l'abbiamo fatta. Però io volevo prima prendere quella cosa là. Ma se io tipo ti tiro da qui... attenzione perché... no, aspetta. Presa un po' larga. Però ce l'abbiamo fatta. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Non pensavo sarei mai riuscito a colpire quel coso da questa distanza. Però a quanto pare è andata bene. Ah, ecco cosa serviva questo. Ok, perfetto. Senza la vedevo male. Quindi, se noi ritiriamo questo. Poi andiamo qui. Poi andiamo di qua. Prendiamo il fiore. Riusciamo a ritornare. No, vabbè. Fa lo stesso. Non è un grosso problema. In quanto noi possiamo fare così e poi scappare direttamente nella porta, se c'è verso, se ce la facciamo ad arrivarci in tempo, eh. Ora, vai, grandi così, perfetto, alla grande. Questa zona direi che ce la siamo esplorata molto bene, almeno spero, spero e suppongo. Visto che ho diversi... gomitoli. Ce la facciamo a tirare? No, non credo ci sia niente. Pensavo che lì sopra ci fosse qualcosa. E qui come diavolo ci... ah, c'è Pucci. Ok, perfetto.
L'importante è che ci sia Pucci. Tra l'altro abbiamo sbloccato anche questo. Incredibile oggi, cioè sblocchiamo tutto. Allora, prendiamo questo. Credo che di là ci andremo con Pucci a occhio. Io, maledizione, si è liberata proprio mentre ci passavamo noi. Maledetta. Oh, qui niente. Vediamo un po'. Sì, ce l'abbiamo. Gomitolo, attenzione, gomitolo, gomitolo. Sempre bello avere un gomitolo. Allora, niente, dobbiamo far alzare l'acqua prima. Io me ne fregherei di tutti questi cosi, delle pietruzze momentaneamente, casomai, se dobbiamo ritornare giù. Ecco, appunto, quasi prese tutte. Casomai le riprendiamo dopo, Allora, io sbloccherei prima Pucci, se c'è modo. Vediamo, da qui direi di sì. Ma come cavolo sto giocando oggi, dai, ma non è possibile. Ho perso 27. Vabbè, sorvoliamo e andiamo a vedere. E lassù c'era qualcosa. Sicuramente lassù c'era qualcosa. Quindi, anche qui però c'era qualcosa. Parecchia roba c'era anche qui. Vabbè, ci ritorniamo dopo. Intanto andiamo con Pucci a prenderci. Cos'era? Un gomitolo. Che è importantissimo prendere questo gomitolo. Pucci, vai di sotto. Pucci. Pucci. Grande lui. Grandissimo lui. Mitico, ce ne abbiamo 4 su 5. Questa cosa mi sta piacendo tantissimo. Direi da morire proprio mi sta piacendo. Ora, saliamo con lui. Pucci, spostati di lì perché altrimenti batti una chiorbata di quelle fenomenali. Perciò c'era anche da andare verso destra, ma lì c'è una freccia. Quindi prima andiamo verso sinistra e andiamo a vedere se lassù c'è qualcosa. Secondo me sì. Però andiamo a vedere. Dai, salta. Salta, forza. Tu, grandissimo te. Ora vieni di qua, salta, perfetto, e c'è una porta, bene, ottimo, altro piccolo segretuccio trovato, a caso ma trovato, l'importante era quello. Ah, ok, questa zona la vedo piuttosto male, diciamo così, no, neanche tanto, dai, alla fine. C'è un fiore laggiù in fondo però da prendere, oltre a tutte queste cose. Allora, qui c'è da andare in... Ora, vai, grandi, grandi così. E tra l'altro siamo anche in pari sui fiori. Ora, se mi manca un timbro da qui alla fine, giuro che mi incavolo da morire perché mi ricordo anche dove l'ho lasciato quel timbro. Maledizione. Vai, Pucci, stronca tutto, grande lui. Ora, salta di qua, vieni, andiamo, tu. No, via, di qua, Pucci, no. Allora... vabbè, vuoi stare lì? Stai lì, tanto se ti piace stare lì, che ti devo fare? No, invece mi servi. Pucci, andiamo, forza. Mi servi di qua. Dai. Ho l'impressione che dovremmo passare di qua, perché lì non lo vedo molto... molto in vena di saltare, ecco, dalla parte di là. Quindi mi sa che è il caso di passare di sotto. No, aspetta, non saltare. Non saltare, non importa saltare. Ci passiamo di sotto, grande. Perfetto. Allora, no. Aspetta, benissimo così. Ora stai qui. Ottimo, qui. Intanto facciamo un po' di melina in questo punto, ma da far perdere tempo al nostro Pucci, che altrimenti va a palla. E non è il caso. Non infilare lì sotto perché altrimenti ti scoteno. Allora, nostro povero ragazzo. Che bella questa cosa. Questa mi è piaciuta veramente parecchio. Bene, lui non sente assolutamente niente. Qui ci andiamo? No. Scusate. Deformazione professionale, devo controllare dappertutto, anche se poi alla fine tralascio sempre roba, ma... Questi sono dettagli. Pucci, vai. Pucci, vai. Che miseria. Niente, allora... No, pensaci tu, grande lui, grande il nostro cagnolone. Perfetto, allora... ok. Che dobbiamo... Ah, qui si apre la via. Ah, sì, perché dobbiamo prendere quello. È vero. Perché di là abbiamo visto che c'è da alzare l'acqua per andarci. Ok, perfetto. Quindi, vieni più in qua, stai pronto. Benissimo. Ora vai, vola. Vola, che tanto vai più veloce te di me. Vola. Grande lui, mi servi qua su. Cavoli c'era. Dobbiamo vedere cos'è. In tutti i modi, intanto Pucci, vai di sotto e prendi quella chiave. Grande così, ora esci di qua. No, qui. Ok, perfetto. Ora riscendi perché devo andare assolutamente a vedere cos'è quello. In tutti i modi. Pucci, se magari scendi anche tu e mi dai una mano con questo...
Grande! Al volo! Mitico lui! Fiore! Ottimo! Tra l'altro, non è che c'è qualcosa anche qui sotto? Visto? Sì, c'è qualcosa lì sotto! Ragazzi, oggi è incredibile questa... Quinto fiore, ha preso tutti i fiori! Ci manca solo un gomitolo! Manca solo un maledettissimo gomitolo! Vediamo un po' se riusciamo a trovarlo, in qualche modo. Allora, intanto... Quindi, qua giù sotto c'è qualcosa? No. Vabbè, ho provato. Era il caso di provare, visto che avevamo provato di là. Proviamo anche di qua. Non si sa mai, sapete com'è la storia. Allora, vieni pure di qua. Tanto, credo sia influente passare da destra a da sinistra, in questo caso per la porta. Sì, infatti. E, perfetto. Sblocchiamo e entriamo e guardiamo un po' a che punto siamo. Perché manca solo un timbro, Ma manca solo un timbro. Qui affoghiamo il nostro povero Yoshi. E già è vero, uno scamo intermedio questo, me l'ero completamente dimenticato. E quindi saranno dolori, presumo. Non sto andando su io, va su da sé lo Yoshi, non lo sto comandando io. Perciò devo per forza fare questo percorso obbligato. Non ho altro modo per farlo. Quindi niente, dobbiamo fare così. Non così. Tipo, ma se io ora passo di qua, visto che il timbro di là l'ho già preso, perché era... c'era prima il timbro... cos'è questo? Non ditemi che era lì il timbro, meno male, non credo fosse lì. Vai, grandi, tutti i timbri, tutti i fiori! No, tutti i timbri ora ho esagerato, i timbri non li abbiamo presi tutti, però tutti i fiori e tutti i gomitoli ce li abbiamo. Attenzione, ora dobbiamo fare questo boss, vediamo un po' cosa ci aspetta in questo caso, che perché non ho la più pallida idea di che cosa ci troveremo davanti adesso. Quanto... aia, l'ambiente non mi piace, spine sotto e un ponte di legno sopra. Ormai sarei stanco, no? Quindi, che ne diresti di rinfrescarti un po' l'idea con una bella doccia fredda? Ma no, grazie, non ho bisogno adesso. Ma ancora lui? Ma non avevamo già affrontato questo? Ancora tu? Ma non dobbiamo vederci più. Che canzone, citazione di una canzone. Ma, giuro, io pensavo avessimo... aia. Che diavolo devo fare? Aia, fa del male questo. Costui fa del male. Ok, quindi dovremmo solo evitarlo. Il solo evitarlo, l'impressione che sarà... No! Qui. Che sarà un gran casino il solo evitarlo. Non so perché, ma ho questa idea. Sì. E quindi? E io chi sarei? Ah, ok, perfetto. Mi scordo sempre che comunque possiamo notare. Vabbè, l'importante è che è andata bene. Oh, vieni qua giù, perfetto. Vieni qua giù ora dalla... Ah no, bene. Distruggiti pure per conto tuo, non ci sono problemi, eh. Ecco, il cavolo si è distrutto. Questo ora distrugge noi. Ah, ok. Mamma mia. Ma prima è venuto giù. Come diavolo ho fatto a farlo? Non così. Forse va giù ora. Sì, ah, dobbiamo prendere gli spunzoni sotto. Ditelo prima, ditelo. Non ci avevo fatto caso prima, scusate. Chiedo scusa, sono abbastanza scemo. Non ci avevo proprio fatto caso prima a questa cosa. E quindi, niente. Sono rimasto lì come uno fesso. Però, vabbè, succede anche di questo, no? Ora, cerchiamo di stare più alti possibile. Oddio, potrei quasi farlo battere tipo qui, no? Ma tipo, se io... Che fa ora questo? Vai, grande! Grande lui! Lo vedevo perché c'erano praticamente... Oh, l'abbiamo fatto? C'erano le penne in alto, delle ali. Si vedevano le penne delle ali. Grande Yoshi, anche questa fortezza acquatica è andata. Niente vita, ma tutti i fiori li abbiamo presi stavolta, grande. Tutti i gomitoli, li ho visto prima che abbiamo preso tutti i gomitoli. Sì, quindi abbiamo sbloccato anche lo Yoshi della fortezza acquatica. E... mancano tre timbri, vabbè, per quanto mi riguarda ormai io punto ai gomitoli e anche ai fiori sinceramente, perché i fiori ci permettono di sbloccare il livello quello speciale, che non me lo sono dimenticato, lo continuo a ripetere, c'è ancora da fare lo schema speciale del terzo mondo, cioè il 3S, 3K o 3S, no, K era Donkey Kong, qui è l'S, ok, in 3S...
E torneremo a farlo prima o poi, ve lo prometto. Hai raccolto 560 toppe timbro, ecco due nuovi timbri per te, grazie. C'è anche il timbro dei Pucci, bellini, le scimmie, i cosi, cioè ci sono anche i piccioncini. Hai ottenuto una nuova spilla del potere. Ok, sembra un salto o qualcosa del genere. In ogni caso, vediamo un po' che Yoshi è. Oh mio, questo non mi piace, un Greg che sembra anguria però con colori peggiori. Yoshi acquatico, beh, questo è il primo Yoshi che non gradisco sinceramente. Comunque vabbè, è sempre uno Yoshi con colori diversi, l'importante è quello. Bene, perché so già che questo 4.5 sarà una tragedia. Comunque siamo arrivati alla fine di questo episodio, perciò io mi raccomando, se vi va iscrivetevi ai miei canali Facebook e Twitter, trovate i link in descrizione. Se vi va aggiungetemi al Miiverse attraverso la Wii U o il 3DS, trovate l'account con il quale aggiungermi in descrizione anch'esso. Quindi un saluto da Access00 e alla prossima, ciao!